L'attesa è terminata, oggi si corre giostra. La città di Arezzo si è svegliata alle 7 con il primo colpo di mortaio. Alle 10.30, al suono dei tamburi e delle chiarine, il corteo dei fanti del comune e dei Valletti ha fatto il suo ingresso nel Duomo di Arezzo per ricevere da Monsignor Alvaro Bardelli, parroco della cattedrale, la Lancia d'Oro. Una lancia dedicata al 70° anniversario dalla liberazione della città di Arezzo dall'occupazione tedesca. Secondo colpo di mortaio alle 11 e le campane della Torre Civica annunciano l'uscita dell'araldo Gianfrancesco Chiariconi per la prima lettura del bando della giostra dalla finestra di Palazzo Cavallo. Dal Palazzo dei Priori il corteo inizia il suo percorso nel centro storico di Arezzo, la Basilica della Pieve di Santa Maria, Piazza San Michele, Corso Italia, Via Roma e Piazza San Francesco. Ad ogni tappa la popolazione e i tanti turisti curiosi assistono alla lettura del bando che invita la cittadinanza a partecipare alla disfida contro Buratto, re delle Indie, da parte dei quattro quartieri che la sorte ha voluto in quest'ordine: Porta del Foro, Porta Santo Spirito, Porta Sant'Andrea e Porta Crucifera. Gli onorevoli messeri, reggitori della nobilissima città di Arezzo, invitano tutti della città e del felicissimo contado, nobili e popolo, gente di lettere e di toga, mercadanti e tartieri di ogni arte, al torneamento della giostra del Saracino, che sarà corsa oggi, due tocchi dopo ora ventunesima, in Piazza Grande, agli ordini del magnifico maestro di campo dai cavalieri dei quartieri, contro un simulacro che finga tra i soldani di Babilonia, d'Egitto o di Persia, la figura di Buratto, re delle Indie. A confusione e ludibrio grandi di tutti gli infedeli nemici di cristianità e da maggior gloria e onore del divo Donato, patrono nostro e del contado, impetratore di grazie e di benedizioni. Correranno i cavalieri dei quartieri di Porta del Foro! Di Porta Santo Spirito! Di Porta Sant'Andrea! Di
10 minuti prima del terzo colpo di mortaio, alle 18.50, inizierà la lunga diretta di TSD da Piazza San Domenico con la benedizione del quartiere di Porta del Foro e il raduno del corteggio storico. Il quarto colpo di mortaio, alle 20, porterà i figuranti sul sagrato del Duomo per la solenne benedizione, al termine della quale il corteo ripartirà per raggiungere Piazza Grande. Anche queste fasi saranno trasmesse dalla nostra emittente in diretta esclusiva, che non si interromperà mai fino al quinto colpo di mortaio delle 21.30, che annuncerà l'ingresso dei figuranti in Piazza Grande. Con il commento di Riccardo Ciccarelli, Enrico Donati e Sergio Nasi, TSD seguirà la sfida dei quattro quartieri al Buratto fino alla vittoria di uno su tutti. Le nostre telecamere poi seguiranno il corteo del quartiere vincitore fino alla cattedrale di Arezzo per il Te Deum di ringraziamento. Accanto al live televisivo, in onda sul canale 85 del Digitale Terrestre e con un'ora di differita sul canale 631, ci sarà lo streaming in lingua inglese disponibile all'indirizzo www.tsdtv.it/live. Il link verrà ospitato anche sul nuovo portale web della manifestazione www.giostradelsaracinoarezzo.it. Per gli aggiornamenti in tempo reale collegatevi alle nostre piattaforme web, il sito www.tsdtv.it e i profili Facebook e Twitter dell'emittente.